L'Assemblea regionale siciliana continua a collezionare primati negativi sulla legge voto riguardante il ripristino della giustizia di prossimità con il disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale per chiedere la riapertura dei tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria. Per la 27ª volta, infatti, la maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Musumeci non ha garantito il numero legale fin dall'apertura dei lavori. Un segnale premonitore di quello che sarebbe accaduto se si fosse passato all'esame del disegno di legge voto che in Sicilia interessa i tribunali di Mistretta, Modica e Nicosia. Inutile anche la lettera del comitato pro tribunale di Modica che si è appellato al senso di responsabilità dei gruppi e dei parlamentari per arrivare all'approvazione della legge voto che ha avuto già il via libera di 6 regioni italiane. All'inizio della seduta ha chiesto la parola l'onorevole Orazio Ragusa della Lega, che ha chiesto ufficialmente al presidente di turno di convocare una riunione dei capigruppo prima della discussione in aula del disegno di legge nella seduta di martedì prossimo, il 19 aprile. Questo, ha dichiarato Ragusa, per chiarire una volta per tutte i motivi per cui non si riesca a garantire il numero legale quando si deve votare. Gli stessi parlamentari, qualche minuto dopo, sono stati celeri e presenti per approvare invece la norma riguardante il riconoscimento e la promozione della dieta mediterranea. Parole dure invece nei confronti della maggioranza ha avuto nel suo intervento l'onorevole Di Pasquale, che ha tenuto a sottolineare come fosse presente in aula tutto il gruppo del Partito Democratico, mentre i colleghi che dicono di fare di essere presenti per difendere il territorio sono quasi tutti assenti. In ordine sparso anche i parlamentari della Lega di Diventerà Bellissima e del Movimento 5 Stelle, proprio il gruppo del Movimento 5 Stelle, come ha dichiarato l'onorevole Stefania Campo nel confronto con il comitato pro tribunale di Modica di sabato scorso, non è compatto nel sostenere il disegno di legge sugli uffici giudiziari da salvare. Una vicenda questa che assume di giorno in giorno l'aspetto grottesco di una pantomimia e di un indecente disprezzo per le istituzioni e per i territori che sono rappresentati al Parlamento siciliano.